Quando eri piccola che giochi facevi, come passavi il tempo? Giocavi con le sorelle? Poco, a campana, andavo a campana, come si fa, capito? A campana, niente, non è che giocavo tanto, proprio niente, niente potevo fare. E che facevi il giorno quando tornavi a scuola? Studiavo e poi andavo a aiutare mamma, se c'era per esempio, c'avevamo un maiale, mamma c'aveva un maiale messo un maiale, e lo portavo in giro per far mangiare, lo portavo in giro a fargli mangiare, da farlo mangiare. Ma abitavi in campagna o in In una zona? campagna, E c'avevo una camera sola, eravamo quattro, c'avevo una camera sola. Sorelle invece che E mia passare. sorella lo stesso, doveva lavorare al servizio, come sono andata io, al servizio, come sono andata io, c'erano pure Quindi loro. non state cresciute insieme? No, assolutamente no. Poi io ho conosciuto mio marito e ci siamo sposati a 20 anni, mi sono sposata e sono venuta a Roma con lui, siamo venuti a via da Roma in affitto e a 20 anni. A 21. Com'erano lì quando ancora stavi al paese? Stavo male, male, in campagna stavamo, Niente, andavo, io andavo a pasce sto maiale che poi si ammazzava. E mamma andava a lavorare, dai tedeschi, lo so, che stavano lì. Da mangiare che davano a lei mangiava poco, lo riportava a noi, per far mangiare a noi. E poi l'acqua non ce l'avevamo. Quindi c'era una fondana, ma dovevamo camminare tanto, questa fondana, e con la conca sulla testa, è tipo quella là, conca che mettevo sulla testa con l'acqua, la portavamo a casa l'acqua. Ma era Non lontano c'era. il posto. Ah, e a lavorare e a lavare i panni c'era un fiume, andavamo a lavare su un fiume vicino casa, e andavamo a lavare sul fiume. Ma era lontano il pozzo dove prendeva Da, l'acqua. era, no, era, era una fontanella, una fontana proprio, una fontana d'acqua. Eh sì. Mangiavamo polenta, mangiavamo minestra, pasta poco perché, ma più che altro polenta. Polenta e gli ortaggi che cucinavano mamma piantava, E com'erano le insalate, broccoli. pentole, il fuoco dove cucinavate, com'erano le pentole, come cucinavate? Allora, il fuoco, c'era il fuoco, c'era il fuoco ci mettevi, quando faceva la polenta, c'era un, come se lo dico, come una pendola però col manico sopra, così, che lo potevi appendere, c'era una catena, c'era la catena, appendevi questa pendola e ci faceva la polenta. Ma la farina della polenta la facevate voi o la No, 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 compravate? quella farina si comprava, farina di Grandurco. Era cara o era? Boh, non ricordo. Invece quello che di Il vostro cosa resto, mangiavate? Di vostro, delle cose vostre? rostole, l'insalata, i broccoli, queste cose qua, le patate parecchie mangiavamo, che le mettevamo noi, le metteva mamma. Che non c'era niente, non c'era la luce, allora c'era un lume a petrolio che l'attaccavi in qualche parte. Mamma va a casa, va a fare la polenta, attaccato sta lume a petrolio sulla catena. Mentre faceva sta girare sta polenta, sta lume a petrolio casca dentro la polenta, così l'abbiamo manco mangiato quella sera. Quando si faceva il grano, mettevano il grano, mietevano il grano e cascavano delle spighe di grano, no? E noi andavamo a raccogliere tutte queste spighe di grano, tutte puncicate, perché, e ce le pigliavamo noi, quelle, perché la gente che faceva, raccoglieva su grano, e cascavano queste spighe, noi le andavamo a raccogliere per le galline. Facevano i polli, galline, mamma, i maiali, polli, galline. E si ammazzava, si mangiava pure. Se c'era L'orto. un pezzo di terra, e mamma piantava le patate, piantava tutto, piantava per mangiare. E c'avevo una camera sola. E poi mamma fece fa
una stanza di paglia, di fango e paglia. Feci una stanza di paglia, fango e paglia. E lì ci mangiavamo. I giochi che facevo, io facevo giusto, giocavo a campana. Ma con altra gente del posto oppure con le No, quelle sorelle? cazzine, io prima davo la roba però, Eh sì. Giocavo a campana, c'erano giochi. C'erano i giochi, ma. Ma con... Ah, facciamo le bambole con le pezze. Con le pezze facciamo delle bambolette e questi erano i giochi miei. Ma con altri del paese, con altri bambini? No, ma sì, insomma, da sola però, pochi, pochi, perché stavano meglio, tutti c'avevano il padre, e poi io ho detto a 13 anni, a 14 anni, a 13 anni sono andata a lavorare a Roma, quindi giochi, pochi e E com'era Roma a quei tempi quando sei niente. Ah, si arrivata? sta beh, si sta beh. Alla Garbatella sono stata. E com'era a quei tempi? E si stava bene perché. Io stavo bene, cioè lavoravo per tante, c'era per la padrona, per la sorella della padrona che abitava sotto e per la figlia che stava sopra, capito? E mi davano 15.000 lire al mese. Erano tante, abbastanza poche. Ma con le sorelle poi sei rimasta in contatto quando stavi a Sì. Roma, quando... Sì, dopo sono venuti a trovarmi, sono venuti a trovare, dopo io andavo giù da mamma, sì. Poi mamma si è ammalata, povera mamma si è ammalata, un'embolia, gli hanno dovuto tagliare una gamba, quindi senza la gamba, poi tanto dopo tanto tanto tempo gli hanno rimessa di legno, ma ha sofferto tanto tanto mamma. Quando sei venuta a Roma? A 9 anni sono venuta a Roma. Sola lavora, capito? Sola lavora a Roma. E ogni quanto tornavi al paese? E mi ricordo la prima volta che sono ritornata, dopo tanto tempo, e allora c'era una zia mia che lavorava lì vicino a me e dopo una via una volta che andavo a casa. E la notte la cosa che l'ansia da venire da casa, doveva andare via alle 7, partivamo. Io mi sono alzata alle 2 di notte. Alle 2 di notte aspettava Ma ti trovi bene a Roma? Sì. per. Sì, oddio, sì. E ecco, lui mi mancava a casa. Mi ha mancato di casa perché tanto tempo sono stata senza E che mancare. facevi il tempo libero a Roma quando non dovevi lavorare? E poi andavo via, andavo in giro con il fidanzato, però c'avevo le ore e poi a casa rientravo lo stesso. Tante ore non più. E a letto, c'erano, cioè, dove hai letto le paglie, L'ho a letto... letto di paglia, materasso di paglia e con le tavole sotto e materasso di paglia. Poi a un certo momento c'era la paglia, ci ha messo il grandurco, le sfoglie del grandurco, no? Capito? Che invece della paglia, e poi con due buchi sul materasso che facevo così con le mani per sollevarle.